signor Presidente, come sta? Benvenuto, sono contento di rivedere. Grazie, anche per me. Signor Presidente. Sergio Mattarella, bentornato nella sua Palermo. Sarà consentito di essere un poco faccioso. Desidero ringraziare per la loro presenza il Presidente della Regione Siciliana, l'onorevole Nello Musumeci, tutte le autorità presenti, tutti coloro che sono qui oggi a condividere questo momento. Palermo, capitale italiana della cultura, il titolo che in questo 2018 ci ha onorato, è stato ed è motivo e conferma di impegno da parte di una città intera. Signor Presidente, mi consenta di associarmi al saluto sentito e non formale rivoltole dal Sindaco della città di Palermo. Lo faccio con l'orgoglio che vive il Presidente di una regione che offre alla nazione il lavoro e l'impegno quotidiano di un capo dello Stato che assolve al proprio compito in un momento assai difficile, con autorevolezza, con sobrietà, con spirito di equilibrio. Abbiamo provato tutti un pizzico di orgoglio in più quando nella Milano della Padania ella è stato salutato da un applauso che andava al di là del protocollo. Ecco, in quel momento tutti ci siamo sentiti un po' Mattarella e tutti ci siamo sentiti orgogliosi. Non era previsto e non è il caso di far attendere gli artisti per il momento conclusivo così di questo di così grande livello che ci attende, ma vorrei soltanto fare una considerazione ringraziando il Sindaco e il Presidente della Regione per l'accoglienza così cortese e le parole così cortesi nei miei confronti. Essere per un anno il capitale della cultura costituisce, fa di una città un faro per l'intero paese. Palermo e con essa l'intera Sicilia aveva tutti i numeri, ovviamente, per essere capitale della cultura nella storia, nella sua civiltà, nella sua cultura, del passato e di oggi. Ma naturalmente quella è una condizione che è insieme una sfida e un'occasione. Palermo ha raccolto la sfida e ha capitalizzato l'occasione, ha risposto con efficacia, anche come dimostrato dai numeri che il filmato poc'anzi ci ha presentato. E per questo non posso esprimere un apprezzamento per la vivacità che in quest'anno si è manifestata e il contributo che si è dato così al lato più importante del Paese, quello della sua cultura. Mi fermo qui perché ci attende una magnifica edizione della Bohème e desidero soltanto fare gli auguri alla città e alla regione con il ringraziamento per il lavoro svolto. Grazie.